Ciao, sono Jesse Monini. Leggerò un testo dalla raccolta Capi di battaglia uscita per Sensibilia alle Foglie nel 2021. Il testo è contenuto nella sezione Albumi di famiglia. Siena, 20 agosto 2019. Una sola poesia d'amore. Quando i padri sono stanchi, l'odio ci passava sopra, ma non ci separava. Gianna Nannini, California. Si può considerare l'amore come parte di un piano rivoluzionario, stretti da un'antica simmetria, anche ora che falce e martello sono diventati punti di domanda e che tutto ci spinge alla resa, messi in minoranza. Respiro duro e franco della storia. Amore che oggi scintilla, alimentato da rabbie ottuse, nella memoria di altre assemblee, a cui non siamo potuti andare, dove altri hanno deliberato svolte evitabili o svolte necessarie. Nelle sere future, quando tutte le immagini si disperderanno, come gli studenti in balia delle cariche. Sempre per amore trattengo questa foto di Sartre a Bologna fra gli studenti di psicologia in assemblea nel 68. C'è una frase di Mao che ristagna dietro sulla lavagna nera a chiarire l'identità degli intellettuali rivoluzionari. Ora sulla lavagna s'accampano altri nomi. L'amore di lontano fra un cavaliere e la sua donna. Il copista trascrive, malgrado le inferriate, riempiendosi di piaghe. L'ancillotto riuscì a penetrare nella camera della regina. L'antico francese non dice mai tutto. È una lingua smaltata nel respiro, affaticata dal peso delle copie. Chi narra decide di tacersi perché non può dire tutta quella meraviglia. Per alcuni questo incontro è un'alba, ma per me è una scena di evasione, come quella di quattro compagni dal piccolo carcere di Rovigo. Grazie a voi ho capito che l'amore è il gesto fiero del ferro che si piega, mentre gli altri intorno cercano invano di galleggiare soli in questa stolida e opaca età del rame. Grazie.